2 settimane, mancano solo 2 settimane alla fine di quest'anno. Wow. Ciao a tutti, sono Erika. Benvenuti nel quarto episodio di 5 idee regalo per puntini puntini. Negli scorsi episodi abbiamo parlato di che cosa regalare a persone che fanno parte di un fandom, che amano leggere, che amano viaggiare, e oggi invece andremo a parlare di quali regali possiamo fare a persone che sono fissate come la sottoscritta di crescita personale e che in generale vogliono sfruttare al meglio il proprio tempo, vogliono trarre il massimo della propria vita. Prima di continuare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un bellissimo mi piace a questo video e di seguirmi su tutti i social di cui trovate i link qua sotto nell'info box. Partiamo subito con l'idea regalo numero 1, questa è una delle mie preferite in assoluto. Come sapete, appunto, mancano più o meno 2 settimane all'inizio dell'anno nuovo e questo per me è il periodo dell'anno migliore per iniziare a programmare già quello che andremo a fare nell'anno successivo. Questo vuol dire che un regalo perfetto da ricevere in questo periodo dell'anno sarebbe un'agenda, un planner, un quaderno per to-do list, insomma, qualsiasi cosa ci permette di organizzarci al meglio. Adesso io qui ho 2 esempi di agende e quaderni per to-do list che secondo me vanno più che bene per iniziare. La prima agenda che vi mostro è un'agenda della Mr. Wonderful. Chi mi segue da un po' saprà che ho un folle amore per questa marca di agende. Difatti, questo è il secondo anno che prendo questo tipo di agenda. E se andate a vedere sul sito della Mr. Wonderful o sul profilo Instagram, veramente hanno un sacco di tipi di agende, planner di tutti i tipi. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Io ho preso questa agenda qui perché trovo che sia particolarmente completa, ha un sacco di sezioni all'interno. Adesso non mi metterò ad esaminarle qui perché l'ho già fatto in altri video, ve li lascio poi qua sopra nelle info. Però sicuramente è una buona agenda con cui poter tenere sotto controllo un po' tutti gli impegni. Altrimenti un'altra cosa molto carina che mi è stata regalata da una mia cara amica è questa cosa qui di OBS che non saprei neanche bene come definire. All'interno contiene dei foglietti specifici per fare to-do list. Sono tutti molto carini, c'è sia la visione settimanale che il foglio dedicato proprio alle to-do list, che è una specie di post-it. Inoltre c'è anche questa bustina qui che è molto utile per conservare oggetti particolarmente piccoli, ma che utilizzate quasi tutti i giorni. Idea regalo numero 2. Regalate un libro che vi ha particolarmente colpito perché in qualche modo vi ha migliorato la vita, magari ve l'ha addirittura sconvolta, ve l'ha cambiata per sempre. O un'alternativa, un bel libro di crescita personale. Se non avete idea di quali libri di crescita personale potreste regalare a qualcuno, poco tempo fa ho fatto un video dedicato proprio a questo tipo di libri, ve lo lascio qua sopra nelle info. E perché regalare dei libri del genere in questo momento dell'anno? Molto semplicemente perché, come ho detto prima, mancano davvero poche settimane all'inizio del nuovo anno e in questo periodo siamo tutti un pochino più predisposti a cambiare noi stessi perché si inizia a pensare ai buoni propositi per l'anno nuovo. Tuttavia, non basta pensarli questi buoni propositi, c'è bisogno di un piano per portarli a termine, c'è bisogno di una guida, di sapere esattamente come fare per realizzare i nostri obiettivi e i libri di crescita personale possono mostrarci la via in modo molto chiaro e diretto. Ovviamente se sapete che sono persone che leggono, altrimenti lasciate perdere, pensate a qualche altro regalo. Idea regalo numero 3. Regalate un corso che possa cambiare la vita di questa persona. Può sembrare strano quello che vi sto per dire, ma secondo me non è stato tanto importante quello che io ho studiato a scuola, come tutti gli altri studenti miei coetanei, ma quello che ho studiato nei corsi extrascolastici che mi ha permesso di fare una sorta di salto di qualità, mi ha permesso di migliorarmi anno dopo anno, di raggiungere degli obiettivi, di creare quello che sono ora e in qualche modo anche di distinguermi dalla massa. Sin da quando ero piccola, lo sapete, ho fatto ginnastica ritmica, ho fatto corsi di musica, di canto, di teatro, ho fatto corsi di informatica, certificazioni linguistiche, ho fatto un corso di tecniche di apprendimento e lettura strategica, ho cercato di frequentare ambienti molto diversi tra loro, ma tutti molto stimolanti, che in qualche modo mi hanno permesso di uscire dalla mia zona di comfort e quindi di crescere sempre di più. Quarta idea. Regalate un'avventura, con questa parola intendo qualcosa di assolutamente nuovo, emozionante, eccitante, qualcosa che però vi permetta di uscire dalla vostra zona di comfort e allo stesso tempo vi dia
un po' di ispirazione vi permetta di avere una nuova storia da raccontare, un aneddoto di cui ridere ai prossimi Natali quando lo racconterete ai vostri amici, o qualcosa a cui ripensare quando ormai sarete un po' più anziani e ripenserete al passato e soprattutto alle cose che vi hanno reso felici e vi hanno permesso di crescere. Per vivere un'avventura basta poco, a volte basta provare un cibo mai visto prima. Potrebbe andare bene anche semplicemente vedere una mostra, provare ad esplorare i propri sentimenti, oppure potrebbe trattarsi di un viaggio molto più lungo e molto molto più stancante. La scelta sta a voi, l'importante è che sia qualcosa appunto di assolutamente nuovo ed emozionante. Quinta ed ultima idea regalo. Regalate qualcosa di utile e che possa permettere a questa persona di risparmiare del tempo. Difatti, se c'è una cosa a cui le persone che si interessano di crescita personale danno molta importanza è proprio il tempo. Il tempo è quell'unica cosa che non potremo mai riavere indietro. Per questo motivo è importante sapersi organizzare e cercare di sprecare meno tempo possibile. Più si riesce a risparmiare il tempo, meglio è. Per cui se trovate qualche oggetto utile a questo scopo, sarà sicuramente un ottimo regalo. A me inoltre vengono in mente due cose in particolar modo, che sono la power bank, perché se si tratta soprattutto di una persona che passa molto tempo al cellulare per motivi lavorativi, tipo me, sicuramente avere una power bank con cui ricaricare il proprio strumento per il lavoro senza dover stare attaccati per forza a una presa è una gran comodità. La mia si è rotta qualche mese fa e vi assicuro che sento la differenza. E in secondo luogo, un'altra cosa che potrebbe essere molto utile, oltre che simbolica, sarebbe quello di regalare un orologio. Premetto che io non sono il tipo di persona che utilizza gli orologi, però so che ci sono tante altre persone che invece vanno matte per gli orologi. Ce ne sono di tutti i tipi, sicuramente regalare un orologio un minimo carino, con dei motivi particolari o particolarmente prezioso, può essere un'ottima idea. Un'altra cosa che può tornare molto utile sempre a chi lavora tanto con appunto questi apparecchi elettronici potrebbe essere uno smartwatch, anche se ovviamente gli orologi non è che costino proprio poco, per cui dipende un po' dalle vostre disponibilità economiche. Bene, questa era l'ultima idea regalo per oggi, ma se ancora non avete trovato l'idea regalo che fa per voi, non ne mordete perché domani c'è ancora un altro episodio di questa serie dedicata alle 5 idee regalo per puntini puntini. Per questo motivo vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Inoltre, se questo video vi è piaciuto e vi è tornato utile, mettete un bellissimo mi piace e seguitemi su tutti i social di cui trovate i link qua sotto nell'info box. Io vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video, vi mando un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!